Ciao a tutti. Allora, cominciamo il video almeno con una delle pochissime cose buone qua. I macarons. Buonissimi. Però cavolo, 12 macarons, 5,50 euro. Tanto. Però non ho resistito, troppo buoni e volevo assaggiare quelli originali. Buoni. E questi mini muffin. Anche qua 3 euro, cavolo. Hanno il ripieno di caramello salato, buonissimi, buoni. E niente, qua ricominciare è dura. Sembra paradossale, però il Marocco per me era più facile. Tutto molto più facile, primo perché parlavo la lingua, capivo la lingua. Qua invece la capisco, però non riesco a parlarla. Non lo so perché, un fatto mio, rispondo in italiano. Fortunatamente la seconda lingua ufficiale in Marocco è il francese, per cui tanti messaggi, tante telefonate. Che non riuscivo a dire proprio tutte le parole in arabo, le dicevo in francese e le traducevo mandando i messaggi con Google in francese, per cui lo capisco bene, però faccio fatica a parlarlo. E niente, voi come state? Spero meglio di me. Spero molto meglio di me. Niente, ieri. Quello, una delle tante cose che accomuna me e il mio compagno è l'amore per il latinoamericano. Ci piace da matti a tutti e due. E ieri siamo andati a fare un giro, guidavo io e avevo su un CD di Gloria Estefan. Lui dice: senti, senti, amore, che bello, che bello. Mi hai fatto tornare indietro di 18 anni. Che bello. PS, lui balla da Dio, balla benissimo. Nonostante, cioè, balla benissimo, muove benissimo. E una volta ancora di più. Adesso ha 50 anni, pesa 100 kg, ma non si vede perché è tutto muscoloso, tutto, cioè muscoloso, non è. Adesso sto esagerando, cioè non si vede che pesa questi chili, è solo sta pancia. E vabbè, allora dice, mi raccontava, era tutto preso, diceva. Che faceva una mossa, andava indietro, praticamente ballando, andava indietro, tipo facendo finta di cadere, si appoggiava con la mano dietro e poi si rialzava. Dice: quando andiamo a casa ti faccio vedere. Io dicevo: ah, anche no. Dicevo: no, no, ti faccio vedere. E diceva: scherzi, cosa pensi che non lo so, che non lo so più fare? Dicevo: no, no, ti credo, ma. Siamo tornati a casa. Io ho detto, pensavo che si fosse dimenticato, e invece non si è dimenticato. Siamo tornati a casa. Allora dice col cellulare: trova, trova la canzone. Io ho trovato la canzone. Ha fatto la mossa. Per andare indietro, è andato indietro. Non si è rialzato. Ah, se ci penso ancora, ancora sto ridendo. E così è. Lui rideva, diceva: bastarda. E così. Intanto almeno mi ha strappato un po' di sorrisi. Ieri c'era un bellissimo arcobaleno qua, bellissimo. Ah, intanto vi saluto in anticipo se batteria, se il cellulare ci abbandona. Un bacio, un bacio, un bacio a tutti, 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 a tutti. Grazie mille di continuare a seguirmi. C'era un bellissimo arcobaleno perché
Ieri finalmente è piovuto dopo tanto che qua ancora si sudava, mamma che caldo! E poi tornando c'era il sole e la pioggia. E sulle montagne si è disegnato un arcobaleno stupendo, stupendo. Oggi io dico per fortuna piove ancora perché così fa fresco. E io sto da Dio perché la mia stagione, il mio amore di stagione è l'autunno. Adesso vi faccio vedere, aspettate, vi faccio vedere che razza, no che razza, che tempo fa. Ecco. Non è tutta nostra questa, magari. Magari, infatti sto cercando un appartamento più grande perché io dico sempre che qua dove viviamo è un camper. Viviamo in una roulotte. È piccolissimo e tutta la roba che ho portato. Praticamente tu, a lui ha detto hai spostato il Marocco. Ma non ho spostato il Marocco, non è una gita di piacere o un viaggio di lavoro o ferie. È un trasloco e l'ho fatto da sola. Mi faccio i complimenti da sola. L'ho fatto tutto da sola. E da sola in macchina sono arrivata qua, senza neanche sapere dove stavo, senza navigatore. Ero stata qua, avevate visto, 15 giorni in agosto o in settembre? No, in agosto, in agosto. Luglio, agosto e poi sono venuta da sola. È così. Qui volevo piantarci qualcosa, però non so neanche se. Comunque vedete, mamma, io adoro. Adesso la pioggia sempre no, però sta temperatura da castagne, da patate americane. Così. Beh, ho visto il video della nazionale ieri. Mamma. Cioè, ho letto però un commento di una ragazza molto intelligente, anch'io la penso come lei, che diceva che lei lo fa apposta attirando l'odio, perché così attira visualizzazione e soldi, perché quella per i soldi si venderebbe non solo la madre, ma anche la figlia farebbe il pacchetto paga uno e prendi due. Cioè non può, continua a dire che è a dieta mangiare una pizza e poi il giorno dopo mangia involtini e un piatto di pasta, che chiamarla pasta è come qua quando fanno spaghetti alla bolognese pensando che siano spaghetti italiani. C'è quella cosa collosa che poi non avvolge neanche nella forchetta a fare bocconi un po', diciamo, sì, come si mangia da cristiani, insomma. No, lei mangia come, proprio come una porca. Tira, li prende da sotto questo agglomerato colloso e lo. Ma avete visto quanti cavolo ce ne stanno in quella bocca? Ma avete visto che razza di forchettata riesce a mettersi in bocca? No, non si può. Cioè, e poi tira su, tira su, tira su, finché non finisce tutto, c'è cioè quella cosa che ha nel. Che schifo. E poi con quella bocca lurida beve dalla bottiglia, che poi non capisco, ma ognuno una bottiglia se la segna con un pennarello diverso, perché con che coraggio si può bere nella stessa bottiglia dove ha bevuto lei? Che ha risucchiato spaghetti fino a 2 secondi. No, 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 no. È così. Un giorno fa un video dove mangia 36 salsicce, la pizza, la focaccia con la cipolla, una sberla da 5 metri. Lei fa di tutto per attirare critiche, perché così la gente. Purché, anche se la insulta pesantemente, perché io entro nei mukbang solo per leggere i commenti e veramente mi faccio di quelle risate.
Ma appunto, cioè, vedere questa specie di personaggio che... E poi fa... Quanto ci vuole a salire su una bilancia? Cioè, faccio il video più atteso del secolo, faccio il video della pesata, ma cavolo, prenditi, vai in bagno, monta sulla bilancia e fa il video. Dici, adesso peso tot e ogni settimana, ogni 15 giorni, o una volta al mese... No, come quando vuoi, ti pesi e vedi i risultati. Ma invece no, lei continua a dirlo solo per attirare nuovi iscritti che la seguono, per vedere sto fenomeno da baraccone, perché lei è un fenomeno da baraccone. Bugiarda, sporca, zozzona, casinista, fannullona, ingorda, di tutto e di più. Di bello non ha niente. Cioè lei è tutto calcolato, anche le offese a me farebbero tanto male, invece lei ha le spalle sì grosse perché ha le spalle che sono 2 metri quadri. Potrei farci il mio nuovo appartamento, ma anche le spalle grosse per sopportare tutte quegli insulti per lei sono gioia per i suoi occhi e le sue orecchie. Perché fanno nuovi iscritti, soldi per prendere cazzate, spenderli, comprarsi cose che non metterà mai. È così. È così. Mamma mia, che freschino. Brr. Adoro. Adoro. Mi piace sentire il freddo, magari mettermi un golfino, ma voglio sentire il freddo. Non ne potevo più di sudare. Ok, prima che il cellulare mi dica au revoir, oppure mi dica comprati un altro cellulare. Vi mando un grosso bacio, vi ringrazio, ringrazio a quelli che si iscrivono ogni giorno, vedo qualcuno che si iscrive, grazie mille, a quelli che continuano a seguirmi, un grazie più grande, 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 e ci sentiamo presto, speriamo che domani ci siano novità e se no ci sentiamo e vi dico ciao a tutti, non ci sono novità. Ah, mi raccomando, non provate a fare la mossa. Adesso non so come si chiama quel passo quel passo di danza perché lui è rimasto sul pavimento. Non so, con la mano non ha fatto la mossa per rialzarsi, perché quando lo faceva pesava 70, 72-73 kg, adesso ne pesa 100. Cioè, non ha calcolato questa piccola differenza. Allora, un buona serata. Io tra un po' ho scoperto che qua vicino a 800 metri, 1 km, c'è un distributore di latte crudo. Voi non sapete da quanto l'ho cercato anche in Marocco. Cercavo qualcuno che avesse una vacca. Volevo dire una cosa, ma è meglio di no. Penso che l'abbiate capito. Tante, tante a 2 gambe. Io le volevo a 4 e non ho trovato nessuno che ce l'aveva perché abitavo in centro. E comunque, come i bambini, quando ho visto il distributore del latte crudo, mamma mia, perché mi faccio la ricotta, faccio il formaggio, ha tutto un altro gusto. Lo facevo lo stesso, compravo il latte al supermercato, quello intero, fresco in bottiglia, però vuoi mettere col latte crudo? Magari lo fa no, magari, tra un po' vado, lo faccio e domani magari vi faccio vedere il risultato e magari lo facciamo insieme se riesco a organizzarmi dentro sto camper, come muovermi. Perché adesso con tutte, ogni... Avevo fatto arrivare 5 borsoni da un trasportatore che fa Marocco-Francia e adesso ne ho 2 o 3 fuori, non so prima se hai intravisto, ne ho 2 fuori, che sono cose che...
Non penso possano portarmi via e rubarmi, sono gli stampi per i dolci, che io sapete che adoro cucinare e fare dolci. Per cui vi faccio vedere. Adesso vi saluto veramente, se no divento troppo. Ciao a tutti, buona serata e grazie ancora di cuore. Ciao!